Buonasera, ben trovati con il TG delle Vallate. In apertura è un servizio che arriva dalla Val Tiberina a Cerimonia, nel chiostro di Palazzo delle Laudi a Sansepolcro, consegnati i pacchi della solidarietà promossi dalla Coldiretti. Chiostro di Palazzo delle Laudi a Sansepolcro ha accolto la cerimonia di consegna dei pacchi alimentari consegnati da Coldiretti alla presenza del direttore della Val Tiberina, Patrizio Pecorari, insieme al delegato giovani Maria Teresa Baroni, oltre ad altri rappresentanti dell'associazione di categoria e i rappresentanti della amministrazione comunale Biturgenze. Un'operazione che vuole essere un segnale di speranza per il paese, per tutti coloro che in questi mesi hanno pagato più di altri le conseguenze economiche e sociali dell'emergenza Covid, oltre che evidenziare le grandi eccellenze che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all'estero e continuano a rappresentare una risorsa determinante da cui ripartire. In questo momento di pandemia, dove ci sono diverse situazioni critiche, Coldiretti ha ritenuto, insieme alle aziende che hanno collaborato, che ci hanno fornito gentilmente i prodotti a livello nazionale, di distribuire questi pacchi su tutti i comuni d'Italia. Sono tutti prodotti italiani questi, perché noi, come sapete bene, insomma, è da tanto che stiamo diffondendo il verbo, quello del Made in Italy, per cui per noi è importante filiera corta e Made in Italy sono le nostre voci di battaglia. C'è di tutto, dal formaggio alla passata di pomodoro, alla pasta, il latte, quindi è un pacco completo. Ovviamente sono tutti prodotti che hanno una scadenza abbastanza lunga, perché non potevamo portare prodotti facilmente deteriorabili. E passiamo alla Val di Tiana, un incontro sul piano strutturale intercomunale è stato fissato per la prossima settimana a Castiglion Fiorentino. Partita la comunicazione ai relativi ordini professionali per partecipare all'incontro promosso dall'amministrazione comunale sul piano strutturale intercomunale riguardante il territorio di Castiglion Fiorentino. L'appuntamento è per giovedì 10 febbraio alle 16:30 presso la sala San Michele di Palazzo Comunale. La partecipazione in presenza nella sala del Consiglio Comunale, si legge in una nota, sarà possibile soltanto fino alla capienza massima e nel rispetto del protocollo anti-Covid-19. In ogni caso sarà possibile partecipare all'evento anche in streaming facendo richiesta tramite email m.dastoli@comune.cortona.r.it. Il Comune di Castiglion Fiorentino rende quindi noto il programma delle fasi e delle attività previste per la redazione del piano strutturale dei comuni di Castiglion Fiorentino, Cortona e Foiano della Chiana. Si ricorda che sono disponibili sul sito del comune www.comune.castiglionfiorentino.r.it, nella sezione edilizia ed urbanistica, la voce piano strutturale intercomunale, gli elaborati predisposti in bozza dai progettisti del piano strutturale intercomunale del Comune di Castiglion Fiorentino, già visionati dalla Commissione Urbanistica Comunale nella seduta del 27 dicembre 2021 del Consiglio, a cui hanno partecipato anche i capogruppo consigliari. Gli elaborati saranno adottati entro il prossimo 28 febbraio, come già comunicato. Passiamo in Casentino. Dopo la richiesta di aiuto dei genitori di Gaia e Giulia, le due studentesse in sedia a rotelle, il 21 febbraio inizieranno i lavori che permetteranno di alzare i marciapiedi alla stazione ferroviaria di Subbiano. I marciapiedi della stazione di Subbiano verranno finalmente rialzati grazie a Gaia e Giulia. Il 21 febbraio infatti inizieranno i lavori con le studentesse di 15 anni su una sedia a rotelle che finalmente potranno prendere il treno in autonomia insieme a tutti i loro compagni. Il costo complessivo del progetto è di 250.000 euro con finanziamento regionale, ma per accorciare i tempi verrà realizzato il rialzamento del binario 1, che ha un costo di 170.000 euro circa, in modo da rispondere alle esigenze di mobilità il prima possibile. Successivamente verrà poi anche rialzato il binario 2. È stato ultimato tutto il progetto, individuata la ditta e lunedì sono stati firmati anche tutti i contratti, spiega Maurizio Seri, presidente di LFI. Per 3 settimane nella stazione sarà interrotta la linea e per questo verrà realizzato un servizio sostitutivo con gli autobus. Come gruppo LFI ci siamo presi carico del problema perché è nostro compito, oltre che dovere, risolvere le criticità per gli utenti.
Giulia e Gaia studiano ad Arezzo e per raggiungere la scuola ogni mattina devono prendere il treno delle 7.14, una cosa semplice per tanti studenti ma non per loro. Il dislivello di 30 cm tra la banchina del treno e la presenza del convoglio vecchio non permette loro di salire sul mezzo in modo autonomo insieme ai compagni. I genitori, stanchi di questa situazione, avevano così lanciato un grido di aiuto, chiedendo a gran voce di poter alzare la pensilina, e adesso finalmente la loro richiesta è stata ascoltata. Volevo ringraziare pubblicamente tutte le persone che hanno collaborato per avere questo bellissimo risultato, partendo dal presidente dell'LFI Maurizio Seri, dai sindaci di Subiano e Capolona, i vari assessori e la stampa locale e le TV locali. Vi ringrazio tutti quanti per questo risultato e viva la libertà. E chiudiamo con il Valdarno, presentato ieri in Sala dei Grandi un progetto per la costruzione di un velodromo a Montevarchi. Il futuro è dietro l'angolo e a Montevarchi hanno pensato bene di guardare al domani senza farsi sfuggire il presente. Silvia Chiassai, nel suo duplice ruolo di sindaco di Montevarchi e presidente della provincia di Arezzo, ha presentato un progetto già allo stato di fattibilità di un velodromo che dovrà sorgere nella zona nord della città del Valdarno. La zona interessata è una zona ben collegata perché è una struttura di 41.000 metri quadri, 12.000 coperti, quindi dobbiamo pensare ad una zona di facile accesso, quindi vicino all'autostrada, nella zona di Montevarchi Nord, in modo tale che sia possibile veramente fruire di questa struttura da tutte le parti d'Italia con grande facilità. L'idea è stata di Giovanni Faccenda, noto critico d'arte, grande appassionato di ciclismo, componente della Commissione Futura. Montevarchi, con un simile impianto, potrebbe diventare la Coverciano del ciclismo. In sala, tra gli altri, i CT della Nazionale su strada Daniele Bennati e su pista Marco Villa. Sarebbe veramente una grande opportunità, non solo per il ciclismo toscano, aretino in questo caso, ma per tutto il movimento ciclistico italiano. Un velodromo in sicurezza vada accolto con molto piacere. Presente anche l'ex campione del mondo Mario Cipollini, che ad Arezzo è di casa. Credo che un edificio del genere, un progetto del genere sia estremamente importante perché può avere tante sfaccettature, da una sei giorni, dai test che possono essere fatti, i ritiri con le nazionali che si preparano per grandi eventi, a essere un punto di ritrovo per tanti giovani aspiranti ciclisti. Ora la palla passa al presidente Gianni. Nel programma Pegaso quel velodromo ci può stare. È tutto con le TG delle Vallate, grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.